con l'autore oggi al liceo Empedocle con caro figlio. Sì, oggi abbiamo l'onore, diciamo, di avere anche il piacere di avere con noi Francesco Carofiglio, un autore di fama nazionale ma anche internazionale, che presenterà oggi il suo ultimo romanzo, La stagione bella. Questo momento si va ad inquadrare all'interno del più ampio progetto Incontro con l'autore, ma anche nell'ambito del progetto giornalismo. Diciamo che al di là dell'incontro in sé per sé, che assume un valore importante per i nostri studenti che hanno letto il libro, hanno fatto delle apposite sessioni di studio su di esso, è importante per noi Liceo Classico e Musicale Empedocle far presente che in un'epoca in cui la tecnologia sembra ormai così avere la prevalenza, noi diamo ancora importanza alla carta stampata, così come al libro cartaceo da sfogliare e da tenere anche nelle proprie biblioteche domestiche. Quindi è importante per noi educare i giovani a questi valori nei quali profondamente crediamo e far capire l'importanza di un libro tra le cui pagine ognuno poi ritrova se stesso, cosa che ha ben detto anche l'autore. Non è importante il messaggio che lui personalmente vuole mandare, quanto il messaggio che ciascuno di noi possa ritrovare leggendo le pagine del libro e quindi ritrovando se stesso in fondo esperienze che poi sono anche comuni, come quella per esempio del lutto, perché la trama è incentrata proprio sulla perdita della madre da parte della protagonista, e quindi tematiche forti che sicuramente appartengono a tutti perché appartengono all'uomo. Rapidamente, Viola è la protagonista di questo romanzo ed è una donna che ha 40 anni. Ragazzi, ne ho letto tutti, quindi posso dire delle cose anche che insomma hanno a che fare poi col seguito della storia. E il suo percorso di rigenerazione, che corrisponde alla elaborazione di un lutto, la perdita della madre, è fatto di piccole tappe che lei non prevede. Una di queste tappe è l'incontro con Valeria, una ragazza parecchio più giovane di lei, entusiasta, entrambe condividono la passione per il nuoto, perché Viola nuota ogni giorno nella piscina, si allena ogni giorno, è proprio lì che si incontra. Però è molto diversa da lei. Viola è una donna solitaria, una donna con una tendenza, diciamo, caratteriale a costruire una sorta di fortino intorno a sé, no? Lo fa nel lavoro, lo fa nella vita. Gli stessi spazi della sua esistenza sembrano essere concepiti per proteggerla dal mondo. Valeria è l'opposto, è una estroversa che si accosta anche fisicamente, no? Con le altre persone. Questo è un tipico inciampo della vita. Inciampo non è necessariamente una cosa negativa, eh? È un tipico passaggio in cui c'è una piccola sterzata dell'esistenza. In questa storia ce ne sono diverse, grazie. Ce ne sono diverse in questa storia. Quindi la ricerca della felicità è un'illusione ottica, secondo me, però è giusto pensare di poterla cercare. Non bisogna pensare che la ricerca della felicità sia una cosa che si impara sul manuale, insomma. Si impara attraverso quello che ci accade nella vita. E a volte si può essere felici anche in seguito a un dolore. Questa è la storia dell'elaborazione di un lutto, che diventa in qualche modo una piccola ricerca della vita.